10 anni sono un tempo relativamente lungo durante il quale si potrebbero apprendere non poche lezioni da una crisi, volendo. Cosa che non si è fatta, secondo Giulio Sapelli, accademico, economista, storico, ma soprattutto intellettuale libero, il professor Sapelli ha sintetizzato uno scenario che resta decisamente inquietante. Quale morale si dovrebbe trarre da questa crisi? Morale che se ne trae ancora oggi, che l'autoregolazione, la buona governance che comincia nell'impresa piuttosto che nello Stato è la regola per evitare le crisi, unitamente alla divisione tra banche di investimento e banche. Con la fine delle banche universali. Punto. Dal punto di vista dei subprime o dei, comunque di quelli che si sono definiti genericamente titoli tossici, lei ha l'impressione che stia ripartendo il fenomeno? Non è mai finito. Oggi abbiamo diversi trilioni di derivati, il cosiddetto valore di capitalizzazione è di decine di volte superiore al valore del PIL mondiale, quindi non è mai finita la collettivizzazione, quello che Sir David King, il suo meraviglioso libro The Hand of Alchemy, ex governatore della Banca d'Inghilterra, mio amico e collega d'Oxford tanti anni or sono, ha definito appunto questa straordinaria invenzione alchimica per cui le banche, non le banche centrali, ma qualsiasi banca o operatore finanziario batte moneta, dove la moneta cos'è? È il governed country, è il derivato. È lo strumento di istruzione di massa che consente di scrivere il debito non più al passivo ma all'attivo, perché io vendo il debito attraverso la collateralizzazione e la leva finanziaria, quindi è molto peggio oggi di quando il capitale va a levantare, anche perché non credo che un intervento massiccio delle banche centrali possa evitare, così come allora, perché dovete intervenire lo Stato. Sì. E mi pare che tutti gli stati sono in enorme debolezza, soprattutto lo Stato americano così diviso. Cosa capiterebbe nei momenti così diviso tra il Deep State, il Presidente della Repubblica, la vecchia oligarchia democratica legata alla finanza, cioè le tre famiglie, anche parte repubblicana che hanno distrutto l'America, cioè i Clinton, soprattutto i Clinton e gli Obama e poi anche Bush, sarebbe la fine del mondo. Quindi è una bolla che comunque prima o poi è destinata a riesplodere. Allora le chiedo se le nuove regole di relative alla capitalizzazione bancaria sono un pannicello caldo o se possono servire a qualche cosa. Ma no, sono un pannicello caldo che va bene fare, perché così creano quel gioco di specchi che non crea il panico. Ma fino a quando avremo una delle banche centrali più grandi, una delle banche più importanti del mondo, che è la Banca Centrale Europea, che può accumulare debiti con questa formula magica del quantity easing che abbassa i tassi sotto zero, cioè una cosa, e aumenta la bolla di liquidità, ma non può agire sui cambi, non può battere moneta come una banca centrale normale, mentre ha sottratto potere a tutte le altre. Se dovesse mai scoppiare una bomba finanziaria, la diffusione del panico sarebbe una catastrofe. L'unica via è l'accordo di eliminare le banche universali e eliminare i derivati, ma questo vuol dire una scelta politica che mi pare nessuno, perché ormai tutti i partiti politici in un modo o in un altro sono influenzati dal soft power o dallo sharp power delle grandi banche d'affari. Basta vedere dove vanno a finire i primi ministri in tutto il mondo, dove vanno a finire? Vanno a lavorare lì. L'età media in cui i politici lasciano la politica scende sempre di più, perché accumulano un po' di plusvalore politico, poi vanno a lavorare per la finanza. Anche una persona non straordinariamente dotata, perché tutto si vuol dire, un ex moista portoghese abbastanza inquietante, che parlava solo delle lingue strane come Barroso, dopo aver fatto il commissario europeo, dove è andato a fare? Lavora per Goldman Sachs, quindi dove è andato Romano Prodi, dove sono andati Blair, dove è andato Clinton. Qualcuno ha beneficiato di questi 10 anni di crisi? Ma ci hanno beneficiato le grandi banche d'affari e soprattutto più che le banche d'affari, gli intermediari finanziari, gli amministratori di well capital e poi soprattutto i top manager stock opzionisti che si sono fatti, che lei va a vedere l'elenco dei
degli stipendi sono 40 milioni, 50 milioni, 120 milioni di dollari o di sterline. Perché c'è stato questo colpo di mano, questo colpo di stato mondiale del manager Stoccopzioritto, su cui io scrissi anni or sono, in un libro che però, insomma, tanto scrivere non serve a nulla se non a dire la verità.